Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come sempre, l'inizio ecco qual è. Certo, iscrivervi, condividete il video e se alla fine di tutto questo il video stesso vi sarà piaciuto, lasciate un like e commentate qui sotto. Io intanto vi ringrazio. Cominciamo. Oggi ci trasferiamo in Ungheria e andiamo a scoprire una razza molto particolare, il Komondor, l'ungherese. Origini molto antica, asiatica, è giunto in Ungheria al seguito dei Magiari, verso la fine del secolo XI. Morfologia, cane da pastore, FCI 53, gruppo 1. Standard di razza, la testa è larga, ben fatta e proporzionata al corpo, cranio convesso. Taglia e peso, altezza del garrese dai 65 agli 80 cm, con un peso di 50-60 kg per i maschi, le femmine invece variano con un'altezza di 55-70 cm e con un peso fra i 40 e i 50 kg. Canna nasale dritta, muso non appuntito, stop appena accentuato, occhi di colore bruno scuro, orecchie di mezza grandezza ricadenti. Corpo muscoloso e forte, ricoperto da pelo lunghissimo, coda ricadente con estremità incurvata orizzontalmente. Pelo folto, fitto, tendente alla feltratura oppure cordato. Presenza di sottopelo, colore bianco. È un cane molto ubbidiente, si è addestrato da un padrone con polso fermo sin dalla nascita. È tranquillo e sta sempre sull'attenti ed è diffidente nei confronti degli estranei. Combattivo con orsi e lupi, protettore del gregge e del padrone a cui si affeziona e rispetta. Non bisogna tenerlo in appartamento perché ha continuo bisogno di movimento. È un cane che adora molto giocare, principalmente quando è cucciolo, si attacca molto al padrone ed è molto affettuoso. Sa difendere bene la proprietà senza esitazioni, addestrandolo può essere anche un buon cane da difesa. Non ha grossi problemi di salute in quanto è molto molto robusto. È quindi indispensabile avere un giardino nel quale farlo vivere, necessita di una regolare pulizia per motivi igienici. È un cane rustico e coraggioso che rimane vigile anche nel suo continuo stato di semisonnolenza. Durante la notte si sveglia e vigila attentamente, abbaia molto raramente. È molto intelligente ed è fedele fino alla morte. Anche oggi il nostro piccolo video senza pretese finisce qui. Spero solo di avervi interessato e di essere riuscito almeno un pochino a farvi conoscere questa splendida, anche se poco conosciuta, razza. Io vi saluto, vi aspetto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Filo Tutorial.